Anche le donne in corteo, presente un movimento rosa per dire sì al lavoro e per garantire occupazione e serenità ad un intero territorio. La dignità di Gela si deve riprendere prima o poi, non se la possono portare via così per il lavoro. Stiamo scendendo proprio per protestare, per andare avanti, per i nostri diritti, per i figli, perché sono già in mezzo alla strada chiunque. E andiamo avanti fino in fondo, non oggi. Continuiamo. Ci hanno abbandonati tutti. Vogliamo e noi mamme. Siamo commercianti e stiamo morendo di fame. Siamo tutte le mamme a nostro dietro con il nostro movimento, perché continueremo fino alla fine ad andare avanti. In piazza anche gli studenti. Gli studenti gelesi sono in piazza perché vogliono che il territorio di Gela si svegli e abbia, e quando usciremo dalla scuola avremo anche noi uno sbocco occupazionale. Vogliamo che lei non ci abbandoni e che ci sia sempre il lavoro. I rappresentanti della sezione Marinai d'Italia di Gela. Noi siamo sempre solidali con tutto, specialmente quando si tratta del lavoro per i nostri compaesani. Questa dovrebbe essere la giornata della svolta, con la speranza che questo serva a qualcosa per quanto riguarda i lavoratori dell'indotto e i lavoratori del diretto. Speriamo che qualcuno dei politici si passi la mano sulla coscienza, che facendo parte anche del governo Renzi, che prenda tutto in considerazione.